Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Nel video di oggi vorrei segnalarvi alcune uscite, alcune pubblicazioni di quest'anno a cui sono interessata. Magari troverete qualcosa che possa interessare anche voi, quindi magari, dotatevi di blocchetto per gli appunti, io normalmente vedo così questo tipo di video nel caso ci sia qualcosa che volete appuntarvi. Ovviamente questo è un video che avrei dovuto fare magari più verso gennaio, ma story of my life, che vabbè, meglio tardi che mai, sono diversi video che avrei voluto fare a gennaio, ma insomma, alla fine recupererò tutto. L'unica cosa è che mentre facevo la mia lista per questo video, mi sono accorta che i libri erano tanti, quindi per non fare un video lunghissimo, ho deciso che per ora vi farò il calendario, diciamo, fino a giugno, e poi più o meno a giugno uscirà il video con il resto dell'anno. Questo dovrebbe aiutare eventuali nuove pubblicazioni in italiano, perché non saprete che, contrariamente alle edizioni in lingua di cui si sta dando pubblicazione magari anche un annetto prima, in Italia non è così e si sa molto a ridosso della pubblicazione, sempre che lo pubblicizzino. Mi sembra chiaro inoltre che ovviamente queste non sono tutte le pubblicazioni da qui a giugno, ma semplicemente quelle che interessano a me. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su Instagram e Goodreads, ve li lascio linkati qua sotto, se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella per sapere quando pubblicherò nuovi video e mettete un bel pollicione sotto. Partiamo da gennaio perché andremo di mese in mese, magari su gennaio vado un pochino più veloce perché ormai sono cose già passate, magari le saprete già. Il 7 è uscito Scavenge the Stars di Tara Sim, che è un retelling del Conte di Montecristo che io non ho letto, ma mi interessa la storia in se stessa in realtà. Peraltro è anche un gender bender, penso si chiami, perché è stato cambiato il genere del protagonista, quindi c'è una protagonista femminile che è stata schiavizzata su una nave finché a un certo punto salva un uomo che come ringraziamento le offre una grossa fortuna e la possibilità di ricominciare da capo con un'altra identità e di vendicarsi delle persone che hanno distrutto la sua famiglia. Sempre se è uscito Come Tumbling Down di Shannon Maguire, il quinto libro della serie degli Wayward Children, manca ancora il quarto, ma sono molto interessata a questo quinto, che però ovviamente leggerò dopo il quarto, quindi seguirò comunque l'ordine di pubblicazione, perché i protagonisti di questa storia, le protagoniste, sono sempre Jack e Jill, che erano comparse nel primo libro ed erano tra i miei personaggi preferiti, quindi sono molto molto curiosa di vedere cosa succede. Il 14 invece è uscito Dark and Deepest Red di Emily McLemore, che normalmente scrive realismo magico, che non è il mio genere preferito, ma questo sembra più fantasy. Ovviamente dalla trama si intuisce che si tratta di un retelling della storia delle scarpette rosse, dovrebbe essere alternato tra passato e presente. Nel passato si è verificata questa sorta di maledizione per cui sono comparse queste scarpette rosse che fanno ballare incessantemente le persone. La cosa si è ripresentata nel presente perché le scarpette si sono sigillate ai piedi della protagonista e quindi lei deve ovviamente trovare un modo per togliersele. Un altro molto interessante è del 21 di gennaio ed è Spellhacker di M.A. England, se non sbaglio, sì, M.K. England, e parla di questo mondo in cui la magia è diventata un bene molto scarso a seguito di una pestilenza e di un terremoto e quindi si è creato una sorta di mercato nero con persone che vendono la poca magia rimasta al miglior offerente. La protagonista, se non sbaglio, è coinvolta in questo mercato nero. Non so cosa succeda dopo, però i presupposti sono molto molto interessanti. E infine il 28 gennaio è uscito Blood Countess di Lana Popovic, che è uno storico incentrato sulla storia della contessa Elizabeth Bathory, che è, se non sbaglio, una delle prime serial killer donne della storia. Però la storia è raccontata dal punto di vista di una ragazza che va a lavorare presso la contessa. Non so se sapete chi sia la contessa Elizabeth Bathory. Lei uccideva giovani donne, forse giovani vergini, e faceva il bagno nel loro sangue perché era convinta che così sarebbe rimasta eternamente giovane. Non so se la protagonista diventerà una delle vittime della contessa, non lo so, però mi è capitato l'anno scorso di leggere un altro libro in cui veniva
nominata la contessa, non compariva direttamente, ma veniva nominata, e quindi sono curiosa di leggere una storia in cui compaia lei in persona. Passiamo al mese di febbraio e in quattro escono due libri che mi interessano. Il primo è La Belle Revolte di Lindsay Miller, che si basa su uno dei miei cliché preferiti, cioè lo scambio di persona. In questo caso abbiamo due ragazze, una fa parte di una famiglia nobile o addirittura forse è la principessa. Sicuramente è di classe sociale elevata, mentre l'altra protagonista fa parte del ceto popolare. Le due hanno però delle aspirazioni che le spingerebbero al di là della loro classe, al di fuori della loro classe, perché quella di famiglia ricca vuole fare il medico, però nessuna ragazza di ricca famiglia potrebbe mai fare il medico, mentre la ragazza di ceto sociale inferiore vuole studiare la magia, che però è riservata alle classi superiori. Le due si incontrano e decidono di scambiarsi, quindi immagino ci sia anche una questione di somiglianza, quindi anche il cliché delle due che si somigliano, non so se poi ci sia una parentela lontana, non lo so se verrà spiegato, e poi penso vengano anche coinvolte in una sorta di complotto e devono salvare forse il regno, una cosa del genere. Comunque il cliché della scoglia di persone è quello che mi ha attirato. Mentre l'altro, sempre dei quattro, è All the Stars and Pete di Adaline Grace, mi pare, che è ambientato, mi pare all'inizio, su un'isola. La protagonista è una principessa che deve superare una prova per dimostrare di poter essere degna del trono, la fallisce ed è costretta a scappare, e quindi il suo obiettivo è ovviamente riconquistare il trono, e viene aiutata da un pirata, forse, che in cambio del suo aiuto vuole lei lo aiuti a sua volta a recuperare la magia che ha perso. Peraltro, una copertina bellissima. Questo è un altro cliché che mi piace molto, cioè il protagonista o la protagonista che perde il trono che le spetta di diritto e quindi deve riaffermare il proprio diritto. Attenzione che non è la stessa cosa del cliché della principessa perduta, cioè la protagonista che scopre di essere la figlia perduta di un re, una regina, discendente dei reali, no, non è questa, è un'altra cosa. Comunque, anche questo pare molto interessante. L'11 invece ne escono ben tre. Il primo è The Unspoken Name, e chi ha letto l'arco di questo libro sta andando matto per questo libro. Pare sia bellissimo e molto diverso dal solito. Dimenticavo, l'autore è A.K. Larkwood. Si parla di non mi ricordo se il protagonista sia maschio o femmina, mamma mia, mi pare sia una donna. A quanto ho capito, lei era destinata ad essere sacrificata alla sua divinità, quindi ha vissuto la sua vita sapendo questo, se non che il giorno in cui lei dovrebbe essere sacrificata, un mago si presenta e le propone una chiave d'uscita, quindi lei va via con lui e in cambio viene addestrata come assassina, forse per diventare la sua guardia del corpo, e da lì le cose vanno avanti. Allora, a me in realtà aveva interessato già prima, ma vedendo le recensioni positive sono ancora più convinta di leggerlo. Peraltro, ieri è uscita, non sarà ieri per quando vedete questo video, ma ieri rispetto al giorno in cui sto registrando, è uscita la notizia che la Oscar Vault pubblicherà in data da definirsi questo libro e i seguenti. Hanno appena acquistato i diritti, quindi arriverà anche in Italia. Sempre l'11 c'è A Witch in Time di Constance Sayers. Questo è un libro dove la protagonista è figlia di una strega che voleva maledire il suo amante, ma ha finito per maledire anche lei. Quindi lei continua a reincarnarsi, mi pare di capire però che non abbia memoria delle vite passate, continua a reincarnarsi e continua a rincontrare questo suo amante, che è il motivo per cui sono finiti entrambi maledetti. Dovrebbe essere coinvolto anche un demone, ma non mi ricordo dove spunti il demone. Forse è il demone che la madre aveva evocato per la maledizione ed è rimasto intrappolato anche lui, e quindi penso ci sarà anche un triangolo amoroso. Io già sto facendo il tifo per il demone, cioè poi sicuramente finirà con l'altro, già lo so. Però questo concetto della reincarnazione delle vite passate mi piace molto. Mentre l'altro dell'11 è Ink and the Blood di oh mamma, scusate, questo è un po' Kim Zmeschal, sicuramente l'ho pronunciato male.
Questo è un altro libro sui tatuaggi, un po' come era Ink, però le premesse sono un po' diverse. Loro fanno parte, non so se di una setta o se siamo in un mondo in cui c'è un determinato credo religioso, fatto sta che loro sono delle tatuatrici, ma sempre in funzione religiosa. A un certo punto loro scappano perché vogliono fare quello che fanno per passione, non perché costrette o perché devono servire il governo. Si uniscono a una troupe di artisti giravi dove cominciano a tatuare per professione, per passione, se no che a un certo punto vengono raggiunte dal loro passato, se non sbaglio, la loro divinità gli è andata dietro per vendicarsi. E dovrebbe essere un LGBTQ+ con una relazione tra due donne. Nonostante Inca non mi fosse piaciuto il concetto dei tatuaggi e il fatto che la narrazione fosse incentrata sui tatuaggi mi aveva colpito, e quindi quando ho scoperto di questo libro dove ancora una volta i tatuaggi la facevano da padrone, mi sono interessata. L'ultimo libro di febbraio di cui voglio parlarvi è The Shadow Between Us di Tricia Levenseller, di cui ho già letto la duologia di The Daughter of the Pirate King. Questo parla di una ragazza che praticamente vuole sposarsi il re e poi ucciderlo per governare da sola, sostanzialmente. Se non che evidentemente questo re non è molto popolare perché qualcuno cerca di ammazzarlo. Lei riesce a salvarlo, ma deve praticamente tenerlo in vita fino a che non se l'è sposato, per poi ucciderlo. Ovviamente poi immagino che le carte in tavola cambieranno un pochino. Passiamo a marzo, i libri di marzo che mi interessano escono tutti il 3, il 3 esce il mondo. Uno è già annunciato da tempo, è The Kingdom of Beck di Marilou, che dovrebbe uscire anche in italiano, non so se abbiano già annunciato la data. So che si tratta di uno storico primo approccio storico, primo approccio al genere storico di Marilou, che finora ha scritto altro. So che si parla molto di musica, si parla anche di Mozart, ma c'è una protagonista femminile, non so se la protagonista sia la sorella di Mozart o qualcosa del genere. Comunque anche lei è coinvolta nel campo musicale, ma essendo una donna ovviamente incontra molte più difficoltà rispetto agli uomini. Non so però esattamente quale sia la trama. Poi vabbè, sappiamo tutti che a marzo deve uscire Crescent City di Sarah J. Maas. Non sapevo se avrei letto o meno questo libro, ma le recensioni, cioè da quello che mi sembra di capire, le recensioni di chi ha letto l'arc danno a intendere che il plot sia un po' più complesso, un po' più interessante, intrigante rispetto a quello dei libri precedenti della Maas. Però ci dovrebbe essere anche una sorta di mystery, perché siamo in un contesto fantasy dove però c'è questo assassino che ha colpito in passato, sta colpendo di nuovo, e la protagonista ha il compito di scoprire chi è questo assassino. Ci saranno sicuramente tutti gli elementi tipici di Sarah J. Maas, ma vorrei dare comunque una possibilità anche a questo. Cioè, quello che io non volevo proprio leggere, ho detto non lo leggerò mai, è quello su Nesta. Quindi questo possiamo dargli una possibilità. Molto intrigante sembra anche The Deep di Alma Katsu, che è ambientato sul Titanic e la protagonista è, mi pare, una cameriera che lavora sul Titanic. Racconta la storia a posteriori perché lei è una sopravvissuta, ma si dà un twist sovrannaturale a questa storia, perché sul Titanic c'è questa creatura che comincia a uccidere, a quanto ho capito. E questo è un twist molto interessante. Ovviamente sappiamo come finirà, ma non so se forse voglia dare a intendere che l'affondamento del Titanic sia da attribuire anche a questa creatura. È una prospettiva interessante, ma comunque è entrato nei miei radar. L'ultimo che vi segnalo di marzo è Wicked as You Wish di Rin Chubeko, che ha scritto una trilogia sulla negromanzia, non mi ricordo il titolo, The Black Witch, forse, no, non è The Black Witch, The Bone Witch, The Bone Witch, che però io non ho ancora letto, ma la leggerò. Questo parla di una ragazza che è la discendente di una famosa strega, forse, una persona da cui peraltro ha ereditato il potere di annullare gli incantesimi, cosa che però lei non gestisce molto bene. La famiglia ha anche dei legami con Avalon, a quanto ho capito, Avalon, sì, e
che però sono legami molto antichi, anche perché Avalon è irraggiungibile da ormai parecchio tempo, se non che a un certo punto lei si ritrova davanti alla porta di casa il Firebird, che è un'antica arma creduta scomparsa legata ad Avalon, e c'è questa Snow Queen, sì, che la vuole. Sì, l'ho detta un po' in modo confusionale, scusate, mi è venuta un po' male. Comunque, poteri, interessante il riferimento ad Avalon, un'arma che ricompare, un'antica arma e un nemico da fermare. Alcuni elementi un po' classici, ma siccome ero comunque interessata a Rincio Peco, ho messo in lista anche questo. Siamo un po' più scarsini ad aprile e maggio. Ad aprile abbiamo solo tre titoli. Il primo esce il 2 ed è Crown Smoke di P.M. Freeston, il seguito di Shadowsent. Shadowsent è un libro che avevo comprato allo IALC ed era molto incentrato sui profumi, cioè detto così non vuol dire niente, scusate, l'importanza dei profumi, dei profumieri, anche della magia legata ai profumi è una cosa che caratterizza questo mondo. Nel primo si parlava di un principe che era stato avvelenato e quindi la protagonista e la guardia del corpo del principe dovevano scoprire cosa era successo e trovare l'antidoto. Questo è il seguito, ovviamente non posso andare molto nei dettagli, però il primo mi era piaciuto, quindi aspettavo il secondo. Il 6 invece esce Queen of Coin and Whisper di Helen Corcoran. La protagonista ha appena ereditato il trono dallo zio, e lo zio è appena morto, ma ha scoperto che il regno è in bancarotta, cosa di cui peraltro cercano di approfittarsi molte persone. Quindi immagino che si dovrà barcamenare un po' in questa situazione, salvare il regno, evitare di farsi ammazzare. E dovrebbe esserci un romance LGBTQ+. Tra due donne, tra lei e il capo delle spie del regno. E arriviamo a una delle uscite che aspettavo di più: il 21 esce The Girl and the Stars di Mark Lawrence. Lo stesso autore della serie di Red Sister, non è l'unica che abbia scritto, ma è la sua più famosa. E dovrebbe essere ambientato sempre nello stesso universo, la trama è quanto di più vago ci possa essere, so solo che la protagonista è diversa e deve scoprire questo mondo, perché questo mondo non è come lei pensi, che ovviamente è come non aver detto niente, ma essendomi piaciuta la serie di Red Sister, quello che ho detto finora, mi manca il terzo libro. Sono comunque interessata, quindi cioè, anche non sapere esattamente nel dettaglio di che cosa parli non è importante, perché lo leggerò comunque. Spero di arrivare al 21 di aprile avendo già letto il terzo libro della serie di Red Sister, così da poter dedicarmi completamente a questo nuovo libro. Io ho detto che saremmo stati un po' scarsini anche a maggio, infatti ho solo due titoli da segnalarvi. Il 5 esce il nuovo libro di Olwyn Hamilton, l'autrice della serie di Rebel, cioè The Notorious Virtues. Dovrebbe essere il primo almeno di una duologia, ma forse è proprio un'altra trilogia. Questo ha un altro cliché che mi piace molto, cioè la competizione per il trono, comunque per una posizione di potere. In questo caso la protagonista è la figlia della regina, la regina viene trovata morta e quindi bisogna scegliere il prossimo regnante, ma il regnante viene scelto attraverso una competizione. La protagonista ovviamente partecipa, tutte le persone collegate in qualche modo che abbiano legami di parentela penso possano partecipare, comunque una serie di rappresentanti delle famiglie nobili. Twist, questa competizione partecipa inaspettatamente anche la figlia legittima della zia della protagonista, quindi diciamo la cugina della protagonista. Questa ragazza in realtà ha sempre vissuto in un convento, ma la zia l'ha tolta da questo convento per farla partecipare. Mia ipotesi, la zia sta cercando di metterla sul trono per fare di lei una sorta di regina burattino e governare nell'ombra. Questo ovviamente è il mio pensiero, non è scritto nella trama, ma probabilmente è quello che sta succedendo. Quindi da una parte andiamo alla protagonista, dall'altra parte la cugina. Tutti contro tutti, vediamo chi vince. E per dimostrarvi che questo cliché mi piace, il 12 esce House of Dragons di Jessica Clues.
Sempre variazione sul tema, con un piccolo twist diverso. Il re è morto, bisogna ovviamente scegliere chi sarà a governare. Ci sono cinque case che si contendono il diritto di ascendere al trono. C'è una competizione, viene sempre usata questa competizione per scegliere il prossimo re o la prossima regina. Ecco il twist, normalmente i contendenti sono i primogeniti di queste cinque case che si contendono il trono durante la competizione, ma stavolta sono stati scelti cinque contendenti che non c'entrano nulla. Parliamo di un assassino, un ladro, una guardia, un soldato, comunque sono persone del genere, cioè persone che a quanto ho capito non sono neanche parte di questa famiglia, quindi non c'entrano proprio niente. Quindi perché stavolta è successo così e chi vincerà sono un po' le questioni da risolvere in questo libro. E siamo a giugno, che vi ricordo è l'ultimo mese di cui parleremo in questo video, gli altri saranno nel prossimo. L'uno esce The Dark Tide di, in cui ho bisogno di aiuto, Alicia Jasinska, non l'avrò sicuramente pronunciata correttamente. Questo è un fantasy LGBTQ+, con una coppia donna-donna, che per certi versi mi ricorda un po' Uprooted, anche se poi sarà in realtà diverso. C'è questa strega e gli abitanti di questa isola sacrificano alla strega ogni anno un ragazzo, e questo impedisce che l'isola venga sommersa dalle onde del mare. La protagonista teme che il fratello sia il prossimo e quindi chiede aiuto al ragazzo che ama per cercare di salvarlo, se non che questo ragazzo viene preso al posto del fratello. Lei quindi si offre di prendere, cioè si offre come tributo, come Katniss in Hunger Games, si offre come sostituta per lui e la strega accetta. Immagino che poi ci sarà un inciucio tra la strega e la protagonista, e bisogna capire anche perché questa strega chieda il tributo ogni anno. Peraltro ha una copertina bellissima. Due libri da segnalare invece per il 2 di giugno. Il primo è A Court of Miracles di Kester Grant. Questa è una versione alternativa della Francia post-rivoluzionaria. In questa versione la rivoluzione francese è fallita e quindi si è creato questa polarizzazione di poteri, per cui abbiamo da una parte l'aristocrazia e la nobiltà che operano una repressione fortissima a seguito di quello che è successo nel tentativo di rivoluzione, e dall'altra invece una fitta rete di bande criminali che creano questa rete criminale chiamata Corte dei Miracoli, di cui fa parte anche la protagonista e fa parte di una di queste bande. Il punto è che lei cerca di fare in modo che la sorellastra in realtà non ci finisca in mezzo, e le cose cominciano a farsi un po' più pericolose quando uno dei capi banda comincia a pensare di coinvolgere anche la sorella. Il problema è che nel cercare di tenere lontana la sorella da questo mondo pericoloso, la protagonista rischia di far scoppiare una guerra tra bande. E sempre in due esce Where Dreams Descend di Gianella Angeles, il primo di una serie. Qui ho capito solo che c'è questo circo di maghi e stanno cercando di decidere chi sarà il prossimo capo, quindi sempre la questione della competizione, non vorrei essere noiosa, però sempre quella la trama, e non ho capito bene che cosa debba succedere, perché forse poi ci sono altre questioni che si mettono in mezzo. I protagonisti dovrebbero essere tre comunque. Il 23 invece esce il nuovo libro di Rebecca Ross, l'autrice di The Queen's Rising, che c'è in italiano come La Regina del Nord, che io ho ma non ho ancora letto. Comunque questo si chiama Sisters of Sword and Song. Qui abbiamo una protagonista, siamo in un contesto fantasy, la protagonista ha una sorella che è nell'esercito, è una più grande, e dopo 8 anni finalmente questa sorella tornerà a casa dopo aver servito il regno. Solo che la sorella a un certo punto torna a casa e si scopre che è stata accusata di omicidio
che la stanno cercando. La sorella viene poi trovata e viene condannata, fortunatamente non viene condannata alla pena capitale, ma la protagonista cerca di aiutare la sorella offrendosi di scontare parte della pena per lei. E quindi credo che parte del libro, se non quasi tutto, sarà lei che sconta questa pena e cerca evidentemente di sopravvivere, perché la trama lascia intendere che le condizioni in cui si svolgerà questa pena siano molto molto pesanti. Siamo agli ultimi due, ragazzi. Il 25 esce The Order of the Pure Moon Reflected in Water, un titolo lunghissimo, sembra uno scioglilingua, di Zen Cho. Questa dovrebbe essere una novella, quanto ho capito, quindi dovrebbe essere brevino. Gira tutto attorno al ritrovamento di una reliquia sacra, di un oggetto sacro che non deve finire nelle mani sbagliate. La protagonista fa parte di un ordine religioso e viene coinvolta nella ricerca. E per finire in bellezza, il 30 di giugno esce Empire of Gold della Chakraborty, non S.A. Chakraborty, comunque della Chakraborty, che è il terzo libro della serie di City of Brass. Io per ora ho letto solo City of Brass, quindi manca ancora Kingdom of Copper, ma anche qua spero per il 30 di giugno di aver letto anche il secondo. Il primo libro mi è piaciuto tantissimo, è uno di quelli che mi hanno fatto venire l'interesse per il Desert Fantasy, e niente, recupererò anche quello. Beh ragazzi, anche questo video è finito, io non so quanto verrà lungo questo video e mi rendo conto che alla fine è una sorta di elenco di libri che voglio recuperare, di libri che usciranno quest'anno, ma spero comunque di non avervi annoiato. Io in realtà ho guardato con interesse questi video, mi ero segnata un sacco di titoli interessanti, parte dei quali sono qui dentro, altri li ho recuperati da internet o altri li avevo già segnati l'anno scorso quando era stata annunciata la data. Comunque spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, perché chiaramente io li avevo già scritti, quindi l'ho fatto anche in parte per voi. Fatemi sapere se c'è qualcuno di questi libri che può avere effettivamente attirato la vostra attenzione, se c'è qualcuno che aspettate in maniera particolare o se ce n'è qualcuno che non ho incluso qui dentro che invece interessa a voi. Detto questo, dopo questa lunghissima chiusura, io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!